qual è la differenza tra noi fotografi amatoriali e un professionista? 11 piccoli trucchi, ve li racconto. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do il bentornati. Oggi vi parleremo di piccole differenze che ci sono tra noi fotografi amatoriali e i professionisti. Piccoli trucchi, niente di eclatante, che a loro consentono di poter fare delle foto migliori o perlomeno diverse da quelle classiche che facciamo noi. Iniziamo subito con una a cui spesso e volentieri ci troviamo ad affrontare: fotografare attraverso una recinzione, una grata, un qualche cosa. Come fare? Togliamo il paraluce e avviciniamoci il più possibile. Se dovessero rimanere degli aloni, che siano di recinzione, di parapetti, togliamoli in fase di post-produzione con il rimuovifoschia, di EIZ. Per poter scattare sempre foto più nitide, spesso dobbiamo utilizzare un treppiede, ma in determinate situazioni il treppiede non è possibile. Quindi, se abbiamo un monopiede a nostra disposizione, come facciamo a renderlo il più stabile possibile? Allora, piccolo consiglio e piccola modalità operativa: puntiamo la punta del monopiede sul nostro piede e appoggiamo lo stelo del monopiede sulla nostra gamba, sullo stinco, e teniamo la macchina fotografica il più possibile attaccata al corpo. Questo ci permetterà di avere i tre punti che con il treppiede abbiamo fissi a terra. Così avremo l'appoggio sul piede, sullo stinco e addosso. In questo modo il nostro monopiede si trasformerà virtualmente in un treppiede e ci permetterà di avere foto più stabili. Parlando di social, se noi condividiamo i nostri contenuti su Facebook o Instagram, ridimensioniamole alla dimensione massima che il social ci consente. Solitamente sono 2048 pixel per il lato lungo. Facciamo in questo modo e non subiremo compressioni o modifiche della risoluzione. Ricordatevi, 2048 pixel per il lato lungo. Come ottenere un bellissimo sfocato, il mitico effetto bokeh? Allora, prendiamo il nostro teleobiettivo o il nostro zoom, quello che volete, e mettiamoci bassi alla massima lunghezza focale, 150-600, mettiamoci a 600. Avviciniamoci il più possibile al soggetto che dobbiamo fotografare e vedremo che, oltre ad avere una gran bella nitidezza, la vicinanza ci consente di avere una buona nitidezza, la lunghezza focale e la massima apertura del nostro obiettivo ci consentiranno di avere quello splendido effetto bokeh intorno al nostro soggetto. Fatelo e vedete cosa succede. Fotografare d'estate non è il massimo, è l'autunno, inverno e inizio primavera che sono i periodi migliori. In questo periodo, in questi periodi, il freddo potrebbe essere un nostro avversario, soprattutto per la durata delle nostre batterie. Teniamone qualcuna dentro il nostro giubbetto, a contatto con il corpo. Dureranno di più. Un'altra piccola chicca: se mettiamo una batteria scarica in tasca e la scaldiamo, ci darà qualche altro scatto, magari 5, magari 10, ma qualche altro scatto ce lo permetterà. Spesso passeggiamo con la nostra fotocamera in mano, ed è complicato fotografare agli uccellini, soprattutto quelli di piccola taglia. Quando ci capita di vedere degli aironi, delle garzette, dei volatili di dimensioni più grandi, dei gabbiani, cerchiamo di stare nascosti e sottovento. Mettendoci controvento, loro utilizzeranno questa cosa per o partire o planare. Usiamo questa tecnica per fotografarli. La composizione è la base della fotografia. Usiamo la regola dei terzi. Non sempre un fotografo professionista la utilizza, ma è comunque la base da cui parte. Sempre e comunque. Usiamo la regola dei terzi come la base di tutte le nostre composizioni. Come miglioriamo la nostra nitidezza? Usiamo la velocità dell'otturatore adeguata, magari un pochino più veloce è meglio. Cerchiamo di non premere costantemente sul nostro pulsante di scatto, ma utilizziamo la raffica, oppure scatti molto rallentati, oppure, ve lo faccio vedere, usiamo questa tecnica. Non così, ma così, cioè appoggiamo il dito senza staccarlo dalla macchina. Non questo, ma questo per scattare. Ultima cosa, se possibile, utilizziamo sempre il treppiede o il monopiede. Quando la tua creatività è bloccata, usa un nuovo genere fotografico, usa una tipologia nuova di post-produzione. Scatta pensando alla tua foto in bianco e nero. Cerca di sviluppare la tua creatività,
non fossilizzandoti sul tuo genere, ma cercando di spaziare su vari generi o varie tipologie di editing. Ma pensalo, pensalo mentre stai scattando. Pensa a quella foto come se fosse una foto in bianco e nero. Quindi andare a ricercare i contrasti, le trame, la nitidezza o semplicemente quel dettaglio che magari in una foto a colori non risulta molto valorizzato. Non scattare a caso, scatta sempre a livello del terreno e aspetta momenti unici, interazioni, mentre mangiano, mentre cacciano, mentre decollano, mentre atterrano. Momenti unici. L'ultimo suggerimento, attenzione all'effetto miraggio, presente soprattutto d'estate in determinate ore del giorno, che sono mezzogiorno, di solito quando il tempo è molto caldo. L'effetto miraggio è quando io vado a fare una foto in una zona dove una parte del terreno è molto calda e quindi mi va a creare quell'effetto di diffrazione. Attenzione in queste situazioni, preferiamo non scattare piuttosto che buttare via una foto. Piccoli suggerimenti che fanno la differenza tra i comuni mortali e i pro. Usiamoli e andiamo avanti nel migliorare le nostre capacità fotografiche. A presto, ciao!